il contributo non è sulla perdita registrata nel 2020 rispetto al fatturato del 2019, ma in realtà è un dodicesimo perché è calcolato sulla media mensile. E quindi questo ha generato insomma un po' di malessere da parte un po' di tutti, i clienti in primis, perché le percentuali effettivamente sono basse e i sostegni sono stati di importo esiguo.